passerei allora la parola alla seconda persona di questo pomeriggio, Luigi Dercin, scrittore di libri per ragazzi, premio Andersen 2013, autore della collana Uniti per crescere, dedicata alla narrazione delle disabilità dell'infanzia. La voce degli autori, verrebbe da dire, che sono molto contento di averlo qui. L'ho visto all'opera in quel di Rovigo. Amato da un bambino che ha chiamato, è stato un bellissimo momento. Grazie e le do la parola. Grazie mille. Mi sistemo lì anch'io. Benissimo. Intanto grazie alla professoressa Nota di avermi invitato. Io sono uno scrittore di libri per bambini. E quindi il mio punto di vista oggi sarà quello di uno scrittore che scrive libri per bambini, ma non solo scrive libri, ma incontra anche i propri lettori nelle classi. Io adesso vedo che stai puntando la telecamera, però devo fare questa cosa. Adesso vedete, guardate. Dicevo, io incontro ogni anno. Fate conto, circa 40.000 bambini in giro per l'Italia. Nelle situazioni di città, oppure nelle situazioni di periferia, al nord, al sud, nei carceri minorili. Io sono lo scrittore che quando entra in classe i bambini gli fanno subito delle domande. Io mi ricordo la prima volta che sono andato ad incontrare dei bambini che non conoscevo, ma loro già mi conoscevano perché avevano letto dei miei libri, giusto? E quello che uno scrittore scrive, anche se non vuole, tra le righe c'è tutto quello che lui è. E io avevo studiato tutto di letteratura per l'infanzia, tutto di psicologia dell'età evolutiva, ed ero andato a fare questo incontro molto emozionato perché per la prima volta incontravo dei bambini che non conoscevo, quindi non più figli di amici o parenti. E allora entro in questa classe e un bambino nel primo banco, appena entro, alza subito la mano così e dice: Luigi Dalcin, ti devo fare una domanda sul tuo ultimo libro, così ti devo. Dico, cavoli, forse adesso ho trovato un errore, oppure mi chiede la metafora, quella non l'ho ripassata. Adesso, no, ma dimmi, certo. Fammi pure tutte le domande che vuoi. Luigi Dalcin, nel tuo ultimo libro, come hai fatto a incollare le pagine? Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è, e lo vedi che quel bambino sta per farti questa domanda, perché ti guarda così? Come per dire, ma sei tu lo scrittore? Sì, cosa c'è? Sì, non sono io. Sì, ma sei veramente. Sì, sono uno scrittore. Ah. No, ma dimmi che cosa c'è? Vuoi farmi qualche domanda? Ma non so se te la posso fare questa. Sì, dai, ma non so se la maestra vuole. Ma dai, dimmi che cosa mi vuoi chiedere? La domanda è questa. Assume diverse forme letterarie, ma la sostanza è questa. Luigi Dalcin, ma se sei un vero scrittore, come fai ad essere ancora vivo? Una volta una maestra mi ha detto, sa che quando ho detto che sarebbe venuto uno scrittore a trovarci, un bambino mi ha chiesto, ma viene vivo? Un'altra domanda che i bambini mi fanno spesso è, come fai a scrivere così bene? Io dico, ma grazie, ma come sei gentile, eh? Ma allora adesso ti racconto le tecniche di scrittura, no? Poi dopo un po' di volte, che succedeva che un bambino di prima elementare mi chiedeva: ma come fai a scrivere così bene? E io ci cascavo e dicevo: grazie, come sei gentile, come faccio a scrivere? Adesso ti racconto. Poi ho pensato: ma come può un bambino di prima elementare, nei primi mesi di scuola, già saper valutare lo stile di scrittura, no? Allora ho detto: alla prossima volta gli chiedo che cosa vuol dire. Allora, dopo qualche classe, un bambino di prima elementare alza la mano e mi dice: ma come fai a scrivere così bene? Io dico: grazie. Sei molto gentile, ma cosa intendi dire che scrivo bene? Allora lui apre un mio libro e dice: scrivi benissimo, sembra fotocopiato. Si riferiva ai caratteri di stampa. Allora,
In realtà queste sono le domande più semplici, quelle che avvengono all'inizio quando ci si comincia a conoscere. Ma piano piano i bambini cominciano a farti le domande vere, e le domande vere sono: perché scrivi? Perché tu che sei adulto scrivi libri per bambini? Travalichi la tribù degli adulti per entrare nella tribù dei bambini, come fai? Da dove prendi le idee? Come faccio a prendere 10 lode in italiano? Questo, vabbè, me lo potete immaginare. Ma una domanda che mi colpisce sempre, che ogni tanto mi viene fatta, specie nelle situazioni di maggior difficoltà, ad esempio una domanda che mi è stata fatta subito dopo il terremoto dell'Emilia. Io sono di Ferrara, e appena è caduto il terremoto in Emilia, dopo aver visionato le crepe della mia casa e aver visto che non sarebbe crollata, ho detto: cosa posso fare, no, in questo frangente? E mi venivano le notizie delle prime tendopoli, e mi dicevano: vacci, perché i papà non sono mai stati così tanto tempo con i loro figli, non sanno più cosa fare, hanno già letto tutti i libri della biblioteca, devi andare. Allora io ho cominciato a girare le tendopoli, no? E facevo uno spettacolo teatrale per i bambini, ma il tutto serviva a dare la possibilità poi ai bambini, finito lo spettacolo, di poter venire e, se volevano, di poter raccontare, di poter usare la parola, perché in quelle situazioni dove noi siamo, noi adulti intendo, siamo molto bravi a non usare le parole, i bambini invece hanno bisogno di parole. Questo accade in tutte le situazioni più difficili, di fronte alla disabilità, di fronte a un lutto, di fronte a una situazione come il terremoto, no? Di fronte, poi vi racconto una cosa che mi è successa proprio a Longarone, dove c'è stato il disastro del Vajont, sono andato a lavorare con i bambini in quella comunità. Beh, questa, allora, però quando i bambini ti vogliono fare una domanda, non è che vengono da te e ti fanno direttamente la domanda, no? Senti, scusa, avrei una domanda da farti. No, il bambino si avvicina e ti guarda. Allora, a volte i bambini fanno così senza aver bisogno di fare una domanda. Mi capita quando cammino per strada e qualche bambino mi riconosce, no? Allora ti guarda così. Se tu non fai così, lui continua a guardarti, no? Allora tu devi fare così. Se lui continua, allora dopo lui va per conto suo. Se continua a guardarti, vuol dire che ha una domanda da farti. A volte è una cosa molto semplice, come un autografo, ma a volte può essere una domanda molto impegnativa, E dopo il terremoto, appunto, ero in una tendopoli e vengono i bambini a chiedermi delle cose così, poi resta una bambina di terza elementare, che continua a guardarmi, e io gli dico: ti è piaciuto lo spettacolo? Fa: sì, sì. E poi, sai, la tua scuola adesso è tutta rotta, però poi a settembre si ricomincia, ci saranno dei nuovi edifici, non riusciranno a ricostruire una scuola nuova, però ci saranno i container. E lei mi dice: bisogna vedere se a settembre sarà ancora viva. E io non avevo mai incontrato prima di allora un bambino o una bambina piccola che mettesse in dubbio il fatto di potersi risvegliare il giorno dopo. La morte non fa parte dei pensieri naturali dei bambini. È una paura adulta questa, no? Allora sono rimasto molto colpito, allora le ho detto, mi sono informato, le ho chiesto se c'era qualcuno che era morto, dei suoi familiari, no? Se la casa era crollata, no, la casa aveva le stesse crepe che aveva la mia. E parlando con lei, finalmente mi ha raccontato e mi ha detto: la mamma, quella notte che c'è stato il terremoto, mi ha detto: questa notte moriamo tutti. E alla bambina era rimasta in mente quest'idea. Sapete che i bambini faticano a mediare quando un adulto di riferimento pronuncia una frase
forte, no? È come l'oracolo, quello, no? E nessuno ne aveva più riparlato poi. Perché? Perché gli adulti, anche in quel periodo lì, erano molto in crisi, avevano molta paura. E allora io pian piano le ho spiegato che cos'è un terremoto, i rischi che avrebbe corso lei, i rischi che avrebbero corso i suoi familiari, che non c'erano rischi. E la bambina se n'è andata rinata da quell'esperienza di narrazione, vedete, in cui vengono usate le parole. Allora, perché scrivi? A volte questa domanda, appunto nelle situazioni più di difficoltà, devo gridare. Sì, puoi fare il passo. Sì, la domanda assume anche una forma più forte. Perché scrivi delle storie che magari finiscono bene, quando nel mondo accadono un sacco di cose che finiscono male? Capite che questa domanda tocca il nucleo della mia motivazione alla scrittura, giusto? Perché scrivi delle storie, magari che finiscono bene, delle fiabe, dove tutto finisce bene, quando la mia esperienza già di bambino, ma ho già un'esperienza che mi fa dire che non tutto finisce bene, che c'è la violenza, che c'è la guerra, che c'è il terremoto, che ci sono delle cose che possono non finire bene. Allora io gli rispondo che a volte se lo chiede anche lo scrittore per bambini. Si chiede che senso ha raccontare di cose belle quando magari nel mondo ci sono delle cose brutte. Ma poi gli dico, poi guarda che lo scrittore si riprende, sai, e dice no, adesso scrivo di cose belle perché dei bambini le leggano. E allora un bambino nella classe alza la mano e dice vabbè, e poi succede un'altra cosa brutta. E io dico va bene, io scrivo ancora di cose belle. E c'è una battaglia tra lo scrittore e quella parte del mondo che produce cose brutte. Ma quando chiedo ai bambini, secondo voi chi vince? I bambini non hanno dubbi, gridano lo scrittore. Non so chi vince alla fine, chi vincerà alla fine. Però credo nella forza della narrazione, credo nella forza delle parole, nella forza che ha anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nei momenti di difficoltà, di usare la parola per dire le nostre paure, le nostre speranze, le nostre sofferenze, le nostre gioie, attraverso la parola. E qual è il modo di usare la parola più adatto ai bambini? Se non la narrazione. I bambini parlano per narrazione. Quando un bambino dice a un altro facevamo che io ero un principe e che tu eri una principessa, stanno fingendo, anche perché quel principe e quella principessa non esistono nella realtà. Lo dico al pubblico femminile, ve ne siete resi conto? Che i principi non esistono. Cioè esistono ma sono diversi. Il principe Carlo d'Inghilterra è diverso dai principi che voi immaginavate quando eravate piccoli, giusto? Il principe Carlo d'Inghilterra ha le orecchie a sventola, sbavacchia un pochino anche. Vabbè. Non occorre che venga io a spiegarvi queste cose, evidentemente. Però quel principe e quella principessa non esistono nella realtà. I bambini stanno però raccontando una verità. Attraverso che cosa? Attraverso la finzione. Potremmo dire stanno raccontando la verità attraverso la menzogna, ma non è del tutto vero, è una finzione, non è una menzogna. È la fiction, baby, direbbero gli scrittori americani. È quello che faccio io. Racconto attraverso delle narrazioni, dei libri, attraverso delle storie inventate, racconto la verità, Quanta verità c'è in questo gioco che stanno facendo quei due bambini? Quanta verità nella relazione che esprimono, nella relazione che esiste tra di loro facendo questo gioco, facevamo che io ero e che tu eri, no? Questa è una domanda tipica dei giornalisti. Non so se ci sono dei giornalisti in sala.
Alzi la mano il giornalista in sala? Nessuno, allora posso dire questa cosa. I giornalisti, quando esce un libro, ti fanno un sacco di domande, ma purtroppo sono sempre le stesse. E una domanda tipica dei giornalisti è: quanto c'è di lei in quello che scrive? Allora all'inizio spieghi, beh guardi che è tutta finzione perché è una storia inventata, però in fondo se io non avessi provato paura non potrei descrivere la paura, se io non mi fossi mai innamorato non potrei raccontare l'innamoramento tra due personaggi e così via, no? Gli spieghi la differenza che c'è tra i personaggi, l'autore implicito, l'autore reale e così via. Dopo 10 minuti ti chiama un altro giornalista e ti chiede, a un certo punto ti fa la domanda, ma quanto c'è di lei in quello che scrive? Allora di nuovo ricomincia a spiegare, no? Al quarto o quinto giornalista, io mi ricordo una volta che ero veramente stufo e ho risposto, guardi, alla penna, sì, scriva, quanto c'è di me in quello che scrivo? Il 75%. E ha scritto il 75%. Ecco, cosa stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? No, veramente, non mi ricordo più. Stavo dicendo... No, l'hai concluso. Come? La finzione, sì, la finzione, ecco. Che in fondo si scrive... diciamo, si racconta la verità attraverso la finzione. Ecco, questa è l'idea. Vi racconto questa esperienza... di nuovo per parlare della forza della narrazione, questa esperienza che ho avuto molto forte a Longarone. Longarone, sapete, è una comunità del Bellunese, è una comunità, chiamiamola montana. È successa la tragedia che voi conoscete, la tragedia del Vajont. La particolarità di questa tragedia è che la gente si è sentita tradita da tutti. Si è sentita tradita dallo Stato, dall'ente energia elettrica, si è sentita tradita dai politici, dalla stampa, da tutti. Tanto che un po' la diffidenza dei popoli montani, diciamo, un po' questa particolarità che ha avuto questa tragedia, la gente non ne ha parlato all'esterno. Fino a quando c'è stato lo spettacolo di Paolini, eh? Qui non so se tu sei parente, vagamente parente. Dormivamo insieme. Com'è? Dormivamo insieme. Dormivate insieme. Non voglio chiedere altro, sai adesso. Però, dopo lo spettacolo di Paolini, la gente ha cominciato a parlare, anche all'esterno. Forse si è sentita molto riconosciuta in quello spettacolo. Io ho visto proprio un cambiamento. Oppure erano passati talmente tanti anni che era venuto il momento per loro di rielaborare quello che era successo e di raccontarlo, di poterlo raccontare. Beh, in quella comunità, se voi andate ancora adesso, è una comunità intrisa di quella tragedia terribile che c'è stata. La cogliete, la respirate, anche solo camminando per le vie. In quella comunità sono nati dei bambini, dopo la tragedia. E i bambini hanno un modo diverso di raccontare la verità, abbiamo detto. La raccontano attraverso la finzione, usano le streghe, i maghi, i principi, le principesse, no? Per raccontare la verità. Ora, quando accade una tragedia molto forte, quando noi subiamo un dolore molto forte, non abbiamo la forza di mediare quel dolore attraverso la narrazione. O meglio, la narrazione che ci viene più spontanea è quella oggettiva, raccontiamo tutti i particolari. Quando ci accade un incidente, mettete un incidente di macchina, e siamo ancora spaventati, non è che ci scherziamo sopra, raccontiamo tale quale le cose che abbiamo vissuto e le cose che sono accadute, giusto? Ecco, per anni quella comunità non ha raccontato ai bambini se non la realtà tale quale. Ma i bambini hanno bisogno di un altro tipo di narrazione. Ma dato che nessuno gliela raccontava, sapete cos'è successo? Che i bambini se la sono inventata da soli e hanno inventato una fiaba per raccontare
esattamente quello che era successo nel Vajonte, sul Vajonte. Quindi c'era una strega, alcuni bambini l'avevano chiamata come il progettista della diga, altri come l'ente energia elettrica, altri l'avevano invece chiamata come diciamo lo stato d'animo e il vizio che aveva portato quelle persone a costruire la diga in quel posto, no? E la chiamavano strega superba. E c'era un re, una regina, un principe, una principessa, ecco. Quando i bambini hanno cominciato a raccontarsela, ed è nata spontaneamente questa fiaba tra i bambini, proprio perché avevano bisogno di rielaborare con il loro linguaggio, che è il linguaggio della narrazione, le maestre, quando si sono accorte che i bambini stavano raccontandosi questa cosa, le maestre hanno chiesto ai bambini di scriverla. E sono venute fuori una settantina di versioni diverse di questa fiaba. Versioni molto simili, Le differenze erano veramente nelle descrizioni, nella scelta dei personaggi. E quando le maestre hanno avuto in mano questa settantina di versioni diverse della stessa fiaba, le hanno portata al sindaco, perché hanno capito che era un materiale molto interessante. E il sindaco ha pensato, ma facciamone un'unica versione. E allora mi hanno chiamato e lì sono intervenuto per raccogliere le cose più belle da ciascun bambino e farne un'unica storia. Però prima di questo io sono andato dai bambini, li ho incontrati, ne ho parlato con loro, ho parlato con ciascuno della propria storia che avevano scritto. E c'erano dei bambini che mi dicevano, la mia storia non mi piace. Io andavo a vedere e gli dicevo, certo che non ti piace. Non mi piace il finale, mi dicevano. Eh sì, perché muoiono tutti alla fine nella tua storia. Ma la realtà non è questa, perché se tu sei qui vuol dire che non tutti sono morti, che è ripartita la vita. E un altro bambino mi diceva, la mia storia sì, l'ho scritta, però non mi piace il finale. E andavo a leggerlo. E in effetti in quel finale tutto ritornava come prima. E anche questo non è vero, perché quando c'è la morte di mezzo non si può ritornare al punto precedente. Non tutto è come prima. Ecco, quindi discutendo con loro poi abbiamo trovato la narrazione più adeguata a questi bambini. Ecco, io credo nella forza della narrazione. È stato questo, tra l'altro, che mi ha spinto anche a cambiare lavoro, perché io, ebbene sì, prima di fare lo scrittore sono un ingegnere. Lo dico perché qui in sala c'è un mio caro amico che è stato mio collega di dottorato di ricerca che ho fatto proprio dall'altra parte del Piovego. E che per me è come un fratello, e mi ricordo che quando ho cominciato a pubblicare i primi libri, i bambini andando su internet trovavano solamente Luigi Dalcini ingegnere, mi chiedevano, ma veramente sei ingegnere? Io dicevo, sì ragazzi, ma sto cercando di smettere. Qualche mese fa mi ha scritto un ingegnere delle Ferrovie dello Stato, è vero, tutto quello che vi sto raccontando è vero. E mi ha scritto, gentile Luigi Dalcini, sono un ingegnere delle Ferrovie dello Stato, so che lei è diventato uno scrittore, anch'io vorrei uscirne, mi potrebbe aiutare. Io pensavo di fare quei gruppi di autoaiuto, ciao sono Luigi, ciao Luigi, non faccio l'ingegnere da 3 anni. Bene. Ma vi immaginate abbandonare un lavoro che allora era un lavoro sicuro, avere la laurea in ingegneria ti portava ad avere anni fa, adesso non è più neanche così forse, però anni fa era un lavoro sicuro. Che cosa mi ha portato pian piano a cambiare direzione e a fare invece lo scrittore per ragazzi? Che è un'attività che sicuramente dà meno sicurezza dal punto di vista economico, se non il fatto che io creda fermamente
nella forza della narrazione, nel potere che ha la narrazione nei confronti dei bambini e nei confronti anche degli adulti, ma in particolare nei confronti dei bambini. Perché? Perché è il loro modo di raccontare la verità. Pensate ad un genere letterario che esiste dai primordi dell'umanità, la narrazione come fiaba, il genere letterario della fiaba, che è arrivato fino a noi intatto. Perché? Perché è passato di generazione in generazione, dai padri ai figli, dai nonni ai nipoti, e da poco, da quando c'è la televisione, che questo avviene di meno, ma per secoli e direi per millenni questo è stato il modo di trasmettere la narrazione. C'è stata una discussione nell'Ottocento sul fatto se trattare la narrazione popolare, la narrazione orale popolare, come una letteratura, in un periodo in cui la letteratura era appannaggio solamente dei ceti più alti, mentre la narrazione orale sembrava essere una narrazione di scarso conto e di scarsa qualità, no? E intervenne in quella discussione un poeta che si chiama William Butler Yeats, è un poeta irlandese, premio Nobel, che aveva raccolto le fiabe irlandesi e che disse proprio così, disse: la narrazione popolare è la più alta forma di letteratura, è la forma più aristocratica di letteratura. Perché? Perché nella trasmissione orale ha perso tutto quello che aveva di superfluo, tutto quello che aveva di barocco, e ha trattenuto solo il nucleo della narrazione, quelle cose che appartengono all'intera umanità, che ci appartengono, ed è questo che fa andare avanti una narrazione anziché un'altra, che invece si spegne, no? E a noi nei secoli sono arrivati come dei diamanti puri, che sono queste narrazioni antichissime. Pensate a tutta l'analisi che è stata fatta dal punto di vista psicologico sulla forza della narrazione e sull'utilità che ha questa narrazione delle fiabe per i bambini, no? Dove molte fiabe hanno una funzione rassicurante nei confronti dei bambini. Nelle fiabe, sapete, funzionano per triadi. Gli antropologi ormai sono d'accordo che la narrazione funziona per triadi. Il 3 è il numero perfetto della narrazione. Cioè, accade una cosa, poi ne accade un'altra, oppure uno fa un tentativo, poi ci riprova ancora e non ci riesce di nuovo, e ci riesce al terzo tentativo. Se riuscisse al secondo tentativo, non sarebbe, non creerebbe la suspense che realmente affascina il lettore. Bene, con queste tre, le fiabe funzionano a triadi, ci sono tre figli del re, tre prove da superare, tre aiutanti magici. La fiaba classica ha questa struttura, di solito c'è un re che ha tre figli, il re ammalato, ad esempio, e vengono chiamati tutti i medici del regno, i migliori medici del regno, ma nessuno riesce a guarire il re. Con la malattia del re sfioriscono le piante, il grano non dà più frutto, gli alberi non danno più fiori, tutto il paese sta morendo insieme al re, il suo regno sta morendo con lui. Però a un certo punto arriva qualcuno che dice: ma guardate che questa non è una malattia che si può curare con delle medicine o con un medico. Questa malattia è magica, bisogna ritrovare l'acqua della giovinezza, oppure la piuma dell'uccello, oppure la mela d'oro, eccetera, no? Qualcosa di magico che possa far guarire il re. Il problema è che questo qualcosa di magico è difeso in genere da un drago a tre teste, da un cane, da un mostro terribile che lo difende. Allora cosa succede? Che parte il primogenito, perché tocca ai figli del re generalmente, per primi andare a risolvere la malattia del re, no? Parte il primogenito, quello più forte, quello che anche eredita tutto quanto, erediterà l'intero regno. Vi ricordate la fiaba del gatto con gli stivali, dove c'è il mugnaio che muore, il padre, e lascia tre cose ai figli. Al primo lascia il mulino, al secondo lascia l'asino
che faceva girare la mola, e al terzo, poverino, lascia il gatto, quello che veniva usato per cacciare i topi nella farina. E il terzogenito dice proprio così, testualmente, dice: quando me lo sarò mangiato e con il suo pelo mi sarò fatto un manicotto, avrò fame come prima. Il gatto sente e capisce che c'è da fare qualcosa per cambiare questa trama. Beh, di solito è così, il primogenito è il più forte, è quello che erediterà tutto, è quello che è più forte, è quello che già sa maneggiare la spada, sa andare a cavallo. Beh, parte il primogenito e non riesce a sconfiggere il drago e torna a casa sconfitto. Allora parte il secondogenito. Vabbè, è meno forte del primo, è più giovane, è meno esperto, però dai, speriamo, lui ce la fa, ce la farà. Parte e ritorna, anche lui non ce l'ha fatta. Chi resta? Resta il terzogenito, il bambino più piccolo. Quello che non ha neanche la forza di tenere in mano la spada, che non sa andare a cavallo. Avete presente Re Artù nel film di Disney, quando quel povero bambino cerca di sollevare la spada, Ecco, è quello su cui nessuno scommetterebbe un soldo bucato, però è il figlio del re, deve partire anche lui. Vabbè, dai, facciamolo partire, poi il drago se lo mangerà, poi ci organizzeremo, però è figlio del re, deve partire. Parte e lui fa una cosa che gli altri due non avevano fatto. Compie un gesto di generosità, gratuita. C'è di solito un animale che ha bisogno di qualcosa. È un cane, ad esempio, che è stato legato la mattina all'ombra e al pomeriggio che ci batte il sole e chiede: per favore, mi puoi slegare, mi puoi mettere all'ombra perché ho tanto caldo? E i primi due fratelli hanno detto: ma non mi disturbare, ma io sono in missione per conto del re, ma non mi fermo mica per... devo andare, non mi posso fermare per una stupidaggine simile. Invece questo terzogenito si commuove, sposta il cane, gli dà magari anche da bere, lo mette all'ombra, gli dà una ciotola d'acqua, e quando sarà il momento di affrontare il drago, questo cane si dimostra essere un grande mago, che gli dà la formula magica per poter sconfiggere il drago, che non può essere sconfitto in nessun altro modo se non con la magia. E lui riesce in questa impresa, porta a casa l'acqua della giovinezza per salvare il re, e nel ritorno incontra una principessa che si era già innamorata degli altri due, ma quando li ha visti sconfitti se ne è disinnamorata molto velocemente, e si innamora di questo terzo fratello e torna e sposerà la principessa. Bene, che vuol dire nel linguaggio delle fiabe: ottiene, raggiunge la maturità affettiva. Vedete, questa fiabe, una fiaba di questo tipo, letta ad un bambino, è come se gli dicesse: guarda, adesso tu sei un bambino e sei come questo terzogenito che non riesce a far nulla, non sa tenere in mano la spada, e non dipende da nulla, cioè dipende in tutto dall'adulto, non è autonomo né dal punto di vista affettivo né dal punto di vista economico, non può fare nessuna scelta autonoma. Beh, ma se riesci a sviluppare non solo la tua forza ma anche le tue doti interiori, ecco che potrai anche tu compiere delle imprese straordinarie. Questa è la funzione rassicurante della fiaba, e questo è il motivo per cui i bambini, quando gli leggete una fiaba e loro la sentono vicina, vi chiedono: me la racconti ancora? E poi ancora, e poi ancora. E se cambiate qualcosa vi dicono: no, non era così. Perché? Perché nella rassicurazione non c'è spazio per il cambiamento. Vogliono effettivamente che sia così e vogliono esserne sicuri. E questo è il motivo per cui le fiabe dicono: c'era una volta in un paese lontano lontano, cioè non adesso, non aver paura, non è qui, non è adesso, è in un paese lontano lontano una volta, per dare la possibilità al bambino di immedesimarsi in quel personaggio, di non averne troppo paura. Vedete, quando un bambino trova una fiaba che assomiglia a quello che lui sta vivendo, se la farà raccontare finché non avrà risolto quella cosa. E questo è uno degli esempi della potenza salvifica della narrazione.
Io per l'associazione Uniti per Crescere, che si occupa di bambini disabili e di raccontare la disabilità ai loro compagni di classe, ho ricevuto quest'altra domanda molto importante per me. Te la senti di raccontare la disabilità a degli altri bambini? Anche questa domanda va a toccare il nucleo profondo delle motivazioni per cui si scrive. Perché? Perché anche di fronte alla disabilità a volte l'adulto non ha le parole, o non ha le parole adatte. E allora il bambino viene lasciato a se stesso a cercare di dare delle risposte autonome a qualcosa che non capisce. E noi invece crediamo che ai bambini vada detta la verità, vada detta però nel modo che loro utilizzano, che abbiamo detto già tante volte, è il modo della narrazione, usare dei personaggi con cui i bambini si identificano. Non sarebbe la stessa cosa raccontare la disabilità a un bambino utilizzando un foglio di carta in cui ci sono delle spiegazioni mediche, perché verrebbe coinvolta solo la sua parte intellettiva, ma il bambino ha soprattutto una parte emotiva, una parte relazionale, una parte affettiva, direi. Ed ecco che se inventi una storia per lui che racconta attraverso una vera avventura, dove capitano dei veri colpi di scena, dove c'è un inizio, dove c'è una fine, con dei veri personaggi, ecco che i bambini capiscono non solo dal punto di vista intellettivo, ma anche dal punto di vista affettivo. Si affezioneranno a quel personaggio della storia e si affezioneranno al bambino che hanno in classe, che rappresenta esattamente quel personaggio. E questo è quello che abbiamo verificato attraverso i nostri libri. Abbiamo fatto questo primo libro che si chiama Il puzzle di Matteo, in cui raccontiamo la sindrome di Prader-Willi, e questo libro che si chiama Il deserto fiorito, dove raccontiamo un'altra sindrome che si chiama sindrome di Angelman. Sono due sindromi genetiche, ma sono libri che parlano in generale della disabilità, di disabilità. Ecco, io adesso devo concludere e vorrei, dopo Roberta vi leggerà con più attenzione alcuni temi che hanno scritto dei bambini dopo aver letto questi libri, ma per darvi l'idea di come sia importante l'aspetto narrativo nel raccontare anche la disabilità, anche l'inclusione. Perché dopo aver letto questo libro, i bambini hanno scritto queste cose. Io vorrei che Matteo, che è questo bimbo disabile, che è protagonista di uno di questi libri, io vorrei che Matteo fosse nella mia classe, perché mi piacerebbe essere il suo migliore amico. Se Matteo fosse mio amico, io gli vorrei un bene grande così. Un altro bambino. Ma la cosa più importante su cui ho riflettuto è stato capire che quando in una classe c'è un bambino con dei problemi, è una ricchezza perché si diventa tutti più buoni e gentili, come accade nell'altra terza. Un altro bambino. Matteo è stato molto coraggioso perché fin dalla nascita e ancora adesso deve superare tante difficoltà. Mi piacerebbe averlo come amico per poterlo aiutare. Allora, questa io credo sia la forza della narrazione. Questo sia, credo, il diritto alla narrazione che hanno i bambini, non solo all'informazione, ma, ripeto, alla narrazione. Grazie mille.